Buongiorno, sono le 8 del mattino, siamo a San Francisco, stiamo per andare agli studios PIX! No, in realtà non si vede niente, c'è un grande autobus che tappa la visuale. È tutto vero ragazzi, sono agli studios Pixar. Il giardiniere della Pixar è bellissimo! Ciao! Praticamente cosa succederà oggi? Avremo accesso alle location più segrete, alle torri più alte, più remote della Pixar. Potremo parlare con i produttori, i registi di Finding Dory, il prossimo film in uscita a settembre. E là fuori c'è tipo l'emblema della Pixar che quando ho visto mi sono emozionata, ho pianto un po'. Oh, la palla! Un milione. Carino, no? No, vuol dire non mi piace lo smonto. Queste persone che stanno parlando sono il regista e la produttrice di Finding Dory. Sembrano due persone qualunque, ma non lo sono. Sono tipo dei geni, ragazzi. Il regista di Dory mi sta aprendo la porta. I'm just the doorman. This is happening right now. I don't do anything. Sai cosa ci sta? Cappuccino. Like the Italian one. Qua siamo nella zona degli storyboard, dove loro disegnano le cose, disegnano come se le immaginano, fino ad arrivare a disegni più completi, colorati. Pensate, ci hanno raccontato poco fa che per lo sviluppo intero, solamente dello storyboard, che sono i disegnini previ alla realizzazione digitale, ci sono voluti dai 3 ai 4 anni. E pensate, per la correzione di luce di una sola scena che ci hanno fatto vedere, ci sono voluti 13 mesi. Incredibile, no? Jenner, senti dallo scoglio, forza, lo sai che non devi, forza, vai via! Non preoccuparti di nulla. Sto per doppiare una scena di Dory. Non c'è di che! Sta ridendo! Adesso, adesso, fallo, fallo! Non buono. Mamma! Papà! No, non sono in un negozio di giocattoli, sono nell'ufficio di John Lasseter. Per chi non lo conoscesse, è il cofondatore di Pixar, insieme a Steve Jobs. Ha diretto film come Toy Story, come A Bug's Life, Cars. E questo è il suo ufficio, io non ci credo. Punto della giornata. Allora, abbiamo visto in esclusiva uno spezzone del film, siamo stati con il regista, abbiamo visto gli uffici dei creativi, abbiamo visto l'ufficio di John Lasseter, abbiamo capito come sono state fatte un sacco di cose, abbiamo visto zone che purtroppo non abbiamo potuto farvi vedere perché sono segretissime, ma credetemi, è stata di certo una delle giornate più belle della mia vita. Consiglio spassionato, ragazzi, non perdetevi Alla ricerca di Dory a settembre nei cinema. Io andrò a vederlo in primissima fila. Ma che significa? Oh, Pirodi da Crecidalla. Alla ricerca di Dory? Si è persa? Un momento, Dory sono io! Dove sono?